Ma sì, sono contento perché specialmente dopo ieri che al Trofeo Pantani stavo bene ma non benissimo e oggi invece ho veramente una bella gamba. La prima fuga di 12 era un bel gruppo assortito, però non c'era tanta collaborazione, quindi abbiamo deciso di provare a dare un altro strappo. È andata via un altro gruppetto dove si collaborava bene, infatti abbiamo guadagnato subito sul gruppo e poi ce la siamo giocata. Matteo, hai contato dopo l'arrivo in quanti ti hanno chiesto il mondiale tra una settimana? Erano tanti, eh? Ero impegnato a fare le corna. Diciamo che ci tenevo veramente a vincere. Quando ho visto che la possibilità c'era lì, ero proprio sicuro che nessuno mi fregasse stavolta. E quindi, come ho detto prima, la gamba era buona. Ha fatto l'azione francese sull'ultima salita, ho continuato io e poi alla fine, quando ho visto che era tutta, sono andato da solo. Beh, magari sai, delle volte ho sbagliato io, delle volte qualcuno è stato più bravo, delle volte un po' di sfortuna. Alla fine il ciclismo, specialmente nel post-Covid, il livello si è alzato in maniera esponenziale, quindi un qualsiasi minimo accenno di diversità fa la differenza. Basta vedere oggi, sembrava che il gruppo ormai piombasse alle nostre spalle, abbiamo accelerato ancora e sono ritornati addirittura a 3 minuti. Matteo, però l'Abruzzo possiamo dire ti porta fortuna. Eh sì, come ho detto prima, adesso dovrò venire in vacanza, assaggiare arrosticini, il vino buono e via che andare. Va, dai, è stato bene quando lui ha attaccato sulla salita lunga lì prima dello strappo duro. Sono stato un po' indietro, poi ho preso 15 metri lì sulla discesa. Poi quando ho provato ad andare avanti anche lui ha fatto una sgassata, ma ho rimasto lì in salita dietro loro quando stavo rientrando con loro e lui ha scattato, è andato via da solo. Poi niente, lui è andato più forte di tutti e lo merita lui.